Momento di gioia per la comunità di San Filippo del Mela che ha partecipato numerosa all'ordinazione diaconale di Don Sergio Trifiletti. Alla cerimonia introdotta dal parroco di San Filippo del Mela, padre Nunzio Trigli, ha partecipato l'arcivescovo Giovanni Accolla. Penso che è un motivo bello e soprattutto che si rinvigorisca il desiderio anche di guardare il sacerdozio e alla risposta vocazionale come una rinascita non della vita della Chiesa ma della vita della gente, perché questa è la cosa più importante. Quest'anno il Papa ci invita a celebrare il Sinodo e che vuole essere proprio una profonda riflessione di natura ecclesiologica, quasi un riconfermare con forza ciò che il Concilio Ecumenico Vaticano II ci ha dato e ci ha lasciato come dono di eredità, ma i beni e i doni vanno valorizzati. E la dimensione vocazionale è un aspetto molto forte perché in maniera trasversale guarda tutta la rete del mondo giovanile che ha tanto desiderio di incontrare il Signore ma tante volte non riesce a manifestarlo e cerca spazi di evasione da una parte, dall'altra forse le persone più adulte, sia ecclesiastici sia ma anche i nuclei familiari, il mondo del lavoro, ci distrae dall'incontro con Gesù. Ma oggi c'è un grande desiderio di incontrare il Signore. Per Don Sergio Trifiletti, come sottolineato dall'arcivescovo, non è un punto di arrivo ma di partenza, un momento di grande gioia. Un momento dove in genere non si può dire niente perché il cuore è traboccante di tanta gioia, di tante parole di gratitudine, di affetto. E quindi veramente sì, grazie al Signore, come già detto prima, e che per le mani di Maria rinnovo e rinnoverò ogni giorno. Totus tuus al Signore per le mani di Maria. Come comunità siamo tutti felici, gioiamo veramente di questo evento così bello e importante. Lo avete visto, ci emoziona sempre. Ogni ordinazione è un figlio che si consacra, che si dona al Signore.